Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly e questo è un nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road edizione In the House. Ho scelto una postazione un pochino differente dal solito perché in questo vlog voglio cercare di parlare di un argomento un pochino più serio. Oggi vi parlerò di un canale YouTube, del canale Household Hacker. Prima di continuare, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda qua in alto. Avrei voluto parlare di questo canale molto tempo prima, questo indubbiamente. In realtà, dopo aver parlato del canale di Keep K ancora a giugno del 2014, dato che Household Hacker è un canale di life hacks abbastanza simile, avevo pensato, beh, magari più avanti proverò ad affrontare di nuovo l'argomento life hacks e porterò anche questo canale YouTube. Solo che, in particolar modo negli ultimi 2-3 anni, questo canale ha cominciato a pubblicare contenuti sempre meno spesso. La qualità sui contenuti restava sempre la stessa, erano sempre dei video molto interessanti e molto divertenti, ma se prima si vedeva almeno un video ogni 2-3 settimane, magari ogni tanto passava un mese, però poi si vedeva che era stato fatto un video molto ben lavorato, poi ha cominciato a passare diverse settimane e poi diversi mesi, poi usciva un video abbastanza normale, sempre molto divertente, sempre molto ben curato, e poi di nuovo altre 3, 4, 5, 6 settimane di assoluto silenzio. Tra l'altro questo canale, il 6 novembre 2020, ha festeggiato ben 13 anni di presenza sulla piattaforma, e lo conosco da tantissimo tempo perché è uno di quei canali che avevo cominciato a seguire quando avevo cominciato a seguire molti canali YouTube stranieri, cercando determinati contenuti che trovassi interessanti. Pochi giorni fa Matt Santoro, sul suo canale di vlog Matt Santoro Plus, nel primo vlog aveva parlato solo della morte di un amico, non aveva voluto specificare più di tanto, in attesa che si muovesse la famiglia, che si muovessero gli amici. Poi, nel vlog successivo, ha fatto il nome Dylan, ma a quel punto l'avevo capito anche io, perché c'era stato un tweet di Scott King Martin che avevo visto, e infatti nel vlog Matt ha parlato proprio del tweet di Scott King Martin e ho subito capito della persona di cui si stava parlando. Dylan è l'host di Household Hacker. Purtroppo Dylan ha avuto dei problemi, ha cominciato a fare delle scelte sbagliate nella sua vita, tanto che alcune persone si erano anche un pochino allontanate, Matt anche aveva cominciato ad allontanarsi un po' da lui e altri youtuber, e questo mi ha lasciato capire subito qual è stato il motivo per cui i contenuti cominciavano a venire sempre meno spesso. Questi problemi che ha cominciato a passare Dylan, che purtroppo sono risultati nella sua morte pochi giorni fa. Già il 2019 non era stato molto onesto con YouTube. Nel luglio del 2019 abbiamo perso Grant Thompson, che è stato un grandissimo youtuber, uno degli youtuber storici della piattaforma, che è stato anche lo youtuber che ha avuto il coraggio di fare un passo indietro e di lasciare che il canale esistesse senza bisogno che lui fosse lì presente ogni giorno. E questo 2020 ci ha fatto perdere un'altra delle figure storiche di YouTube, Dylan, che con un canale di 13 anni possiamo considerare uno dei primi canali YouTube di life hacks, praticamente. Sono rimasto veramente senza parole quando mi è arrivata questa notizia. Anche io sono rimasto senza parole, perché io ho avuto pochissima stima nei confronti di quella che era la piattaforma di YouTube Italia fino al 2014-2015. Infatti, quando io ho iniziato Diario di Viaggio on the Road, parlavo moltissimo dei canali YouTube stranieri perché seguivo pochissimi canali YouTube italiani. Poi, nel corso del tempo, ho cominciato a scoprire tante nicchie interessanti su YouTube Italia e ho scoperto anche tantissimi creator che hanno voluto cercare di credere nella piattaforma italiana. E sino a quel momento, appunto, frequentavo moltissimi canali e seguivo moltissime vicende di YouTube straniero, di YouTube America e di YouTube Canada. Quindi ho visto crescere alcuni dei personaggi più particolari della YouTube straniera, ed è stato per me una cosa molto triste vedere, per esempio, il tributo a Grant Thompson di tantissimi youtuber che seguo da moltissimo tempo e che, appunto, si
conoscevano moltissimi fra di loro e conoscevano tantissimi Grant proprio per questo. Grant conosceva Dylan perché naturalmente due canali storici della piattaforma, due creator storici, si sono incontrati varie volte, e vedere la foto twittata da Scott di Grant e Dylan mi ha fatto veramente sentire un grandissimo senso di vuoto. È incredibile vedere come una piattaforma che nasce per l'intrattenimento, che nasce per dare a tutti la possibilità di mettersi in gioco, abbia permesso a delle persone di farsi conoscere in tutto il mondo, di lasciare un segno a persone di tutto il mondo. Chi avrebbe mai immaginato che un ragazzo dell'Oregon che si è messo a fare video parlando di soluzioni veloci avrebbe potuto essere in parte di ispirazione per un ragazzo italiano che voleva cominciare a pubblicare video su YouTube Italia, e avrebbe potuto lasciargli questo grandissimo senso di vuoto quando, a seguito di quelle che sono state le sue scelte, a seguito di quelli che sono stati dei suoi problemi, ci ha lasciato. È sempre difficile realizzare dei video di questo genere, e so che comunque molto probabilmente diversi creator parteciperanno nel realizzare anche un video di tributo a Dylan, tutti i creator che ha potuto conoscere, tutti i creator con cui ha potuto collaborare. E niente, insomma, volevo condividere con voi questa notizia perché non solo è un momento molto triste per la piattaforma di YouTube, ma è un momento molto triste anche per me, che seguivo questo ragazzo da moltissimo tempo e che ho apprezzato tantissimo i suoi contenuti, e di cui da una parte potrò continuare ad apprezzare i contenuti che sono ancora presenti sul canale YouTube, e dall'altra Scott e alcuni amici vorrebbero riprendere il controllo del canale, vorrebbero continuare quella che è stata l'eredità di Dylan, un po' come sta avvenendo con The King of Random, continuando l'eredità di Grant. Volevo condividere con voi questo stato d'animo, volevo raccontarvi di questo ennesimo momento oscuro nell'anno 2020. E visto che siamo a novembre, speriamo che il 2020, foriero di così brutte notizie, finisca velocemente e che il 2021 possa essere portatore di più belle notizie, di più grandi novità, di più grandi cose, sicuramente migliori di quello che stiamo vedendo e vivendo in questo periodo. Questo è tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato in questo piccolo sfogo fino a questo momento, e più che invitarvi a fare pollice in alto, voglio invitarvi ad andare sul canale di Dylan, Household Hacker, iscrivetevi, guardate i suoi video e condividete i suoi video, lasciamo che la memoria di Dylan possa continuare a vivere ancora. Sono Grizzly, vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!